caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Numancia e Numancia. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i tifosi, sperando di assistere ad un grande incontro. Concentrati e la partita ha inizio. Höger cerca spazio, palla in profondità per il compagno. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Ecco un'occasione di contropiede. Prova la giocata nello spazio. Il Numancia se la cava anche con un pizzico di fortuna. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Cerca l'uomo là davanti. Brett si divincola e conquista la palla. Floro Flores ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Kolasniak. Provano a ripartire da dietro. Tocco prudente al portiere. Guana con il lancio in avanti. Prova il filtrante. Mannini prova il cross in aria. Kolasniak ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Il Numancia deve ringraziare l'errore dei propri avversari lanciato in contropiede. Ma non ho ben capito cosa sia successo, sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione, agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Passaggio sulla destra. Vuole la profondità. Naldo si spinge in avanti sulla fascia sinistra. Traversone verso il centro. Schöne! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Il Numancia deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Prova il filtrante. Mannini prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Allarga sulla fascia. Cerca cross. Incornata! Completamente fuori misura. Brett prova a verticalizzare. Naldo è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Prova la giocata nello spazio. Si libera la grande. Prova il cross. Cerca la soluzione aerea. Un altro colpo di testa, ancora un errore. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. 0-0 dunque la fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Finora la partita è a secco di gol. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Cerca spazio. Guana era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Mannini prova il filtrante. Vuole la profondità. Da lì può segnare. C'è spazio, occhio! Va sul rimbalzo. C'è il tiro. Prova ancora. Può colpire. Bel tentativo, peccato, non va. Ottima giocata. Si è coordinato bene e ha effettuato una buona conclusione. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro
e dei contro, non si può fare un discorso assoluto, ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Kolasniak. Floro Flores prova la giocata nello spazio. Traversone in arrivo, colpisce di testa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Gioca una palla lunga. Kolasniak. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Adi. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. C'è il cross. Ottimo disimpegno, la spazza via. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Mannini. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Mannini. Vuole la profondità. Nakata con l'intercetto. Guardé. Arriva il fischio dell'arbitro e con questo equilibrio si deve per forza andare ai tempi supplementari. Nessuna squadra è riuscita a far gol. Alla fine è prevalsa la paura di perdere. Si chiude qui, ma siamo ancora in equilibrio dopo 90 minuti. Parità fra queste due squadre. Adesso i giocatori dovranno trovare le energie residue per dare tutto nei supplementari. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. La mette dentro. Prova a tirare. Soluzione al volo interessante. Non riesce a far gol. Ottima la tecnica di esecuzione. È mancata solo un po' di precisione. Occasione. E passa. Qui c'è il tiro. Kolasniak. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo. Il difensore non molla mai, non gli concede respiro. Questo è un modo intelligente per creare problemi all'avversario. Più aumenti la pressione su un giocatore, più è facile che commetta errori. E l'arbitro dice che può bastare, termina il primo tempo supplementare. Oggi la concentrazione delle difese è stata impeccabile. Certo che adesso la stanchezza comincia a farsi sentire. Cerca spazio. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Tocco preciso. Kolasniak con il cross dalla tre quarti. Prova la giocata nello spazio. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. C'è il colpo di testa. Libera tempestivamente. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Lungo passaggio in avanti. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Grande movimento nello spazio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla larga in profondità.